Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax, bentornati sul mio secondo canale, bentornati qui su Horizon Zero Dawn. Ci siamo lasciati qui, eravamo di sera. Sto giocando in maniera continuativa perché voglio fare questa serie di gameplay qui arrivati a questo punto della mappa, fondamentalmente in cui andiamo un po' a divertirci, andiamo a caccia. Ok, vedete quello che è successo? Abbiamo colpito dei serbatoi di vampa del Cervavito e abbiamo causato danni da fuoco. E come vedete abbiamo raccolto tre serbatoi di vampa che sono proprio 1, 2, 3. Come vedete, nel momento in cui li raccogliamo spariscono, vedete? Questa è una cosa che già vi avevo mostrato, però qua la mostriamo ancora meglio. Frammenti di metallo, lente di vedetta e folgore. Ok. Allora. Superato la prova. Vediamo se riusciamo a fare un bel headshot. No! Maledetto si muove. Vai, bello. Fai l'attacco, bravo. Ok. Allora, verso dove ci dobbiamo muovere? Mi volevo muovere verso qui, sede del demone. Ok, dobbiamo risalire. Allora, quelli là sono degli altri cervaviti che in realtà potremmo anche controllare. Io ci tengo ancora a farvi notare quanto sono belle le notti in Horizon Zero Dawn. Guardate lì dietro. Se notate, allora guardate dove stiamo guardando. È proprio questa. Vedete dalla mappa? Stiamo vedendo proprio questa qui. Vedete? Ora vi faccio vedere una cosa bella. Modalità foto. Ecco qua, guardate. Allora, se coloriamo, possiamo sbiancare. Ecco qua. E si vede più in profondità, diciamo. Addirittura si può cambiare l'ora del giorno per fare la foto. Fantastica sta cosa. Vabbè. Comunque, quello lì è per farvi capire che in realtà esistono dei riferimenti visivi sulla mappa sempre presenti. Perché vi ho fatto vedere questa cosa? Perché, per esempio, una delle cose che più è stata detta di The Legend of Zelda è che qualunque punto che tu vedi lo puoi raggiungere. Che è vero. Però esiste anche in tanti altri giochi. È per dire che in realtà non si ci fa caso, in realtà, dato che per esempio Horizon Zero Dawn è molto lussureggiante, ci si fa meno caso. The Legend of Zelda è un po' più spoglio, quindi si ci fa più caso. The Legend of Zelda è particolarmente aperto come gameplay dal punto di vista che puoi arrampicarti ovunque, puoi buttarti con la paravela, e quello è ok. Però la sensazione che qualunque cosa vedi la puoi raggiungere è presente anche in altri, non solo in Horizon Zero Dawn, è presente in Skyrim, però essendo un gioco un po' più vecchiotto, in realtà la profondità di campo non è fantastica. Quindi peraltro il mondo di Horizon è talmente ricco che in realtà noi dobbiamo andare di qua. Però in realtà facciamo un sacco di deviazioni perché
C'è sempre qualcosa da fare. In questa puntata volevo fare appunto questo, volevo andare un po' dove mi porta il cuore, fare un po' una puntata di esplorazione, goderci un po' il panorama e vedere un po'. Ho sprecato una freccia di quelle buone per ammazzare uno scoiattolo prima, vabbè, dai, non fa niente. Qua siamo arrivati ad un campo di caccia. E se non sbaglio c'è addirittura un achievement che dice di rompere tutti i fantocci. Babù. Potrei sbagliarmi. Abbiamo trovato un falò. Abbiamo un mercante che è la prima volta che visitiamo in questa partita, sì, quindi ci prendiamo la cassa campione gratuita. Gli possiamo vendere un po' di roba? Ora vi faccio vedere. Allora, come vedete, utile per 20 frammenti di metallo. Non c'è nessun altro utilizzo che possiamo fare, glielo vendiamo. Vendiamo, vendiamo. Vedete, gli altri oggetti, oltre a vendi per frammenti di metallo, sì, ci possono fare altre cose. E quindi ce li teniamo. Allora, abbiamo dei soldi per comprare, dei frammenti per comprare delle armi potenti. Abbiamo. C'è la fragore che. La fragore non l'ho mai utilizzata, sapete? Neanche nella mia prima partita. L'arco di precisione. L'arco di precisione che permette di sparare la freccia a concussione. Non si chiama freccia a concussione, non mi sfugge come si chiama. Però aspetterei ancora a prenderla, tanto questo qua ci darebbe una missione che per ora non ci interessa. Oh, guardate che belli gli effetti di luce. Questa armatura che sto utilizzando non è quella che ho utilizzato nella mia partita. Allora, ascesa della madre. Sete del demone. Ok, sì, a sete del demone dobbiamo arrivare. Come vedete è segnalato tutto. È segnalato tutto. Arrivate a Sete del Demone, peraltro, vi farò vedere come Aloy ci segnalerà che lì c'è una missione. Sto proprio per farvi capire come. E io sono fissato con il loot, ragazzi. Un corsiero ce lo potremmo prendere Potrebbe per servirmi. cavalcare. Sta albeggiando nel frattempo. Ci prendiamo queste erbe medicinali. Sì, qua dovrebbe essere sete del demone, sapete? Allora, andando davanti c'è Corona della Madre. Vediamo se la riusciamo a vedere prospettarsi all'orizzonte. Questa è sete del demone. La Corona della Madre è di lì. E questa qui è sede del demone. Ci siamo presi il corsiero, ma per non fare praticamente nulla, perché ho dei collezionabili, no, dei detriti antichi, abbiamo preso della roba da rivendere, bene. Allora, questo qua è sede del demone, assolutamente, ci metto la mano sul fuoco. Facciamo comparire il radar, sì, sede del demone. Quando saremo più o meno in zona, Aloy dovrebbe segnalarci che siamo nella zona della missione. Esploriamo. Eccoli! Ve la faccio sentire. Vabbè. È comparsa a schermo, in questo caso Aloy non ha parlato, ma è comparso a schermo. Allora, questo qui, uccidi i Secodonti. Abbiamo 3 punti abilità, vediamo, possiamo fare qualcosa. Abbiamo scatto silenzioso, abbiamo colpo critico plus, guaritrice, artigiana delle munizioni. Precisione, sollevamento pesi, questo qua, io mi farei questo qua. Colpo dall'alto, colpo dal basso, attacco al potere, colpo micidiale.
Potremmo voler raggiungere colpo micidiale che permette di dare più danno. Ok. Due secodonti, niente male come sfida, niente male. Me lo tengo per il cammino. Uno lo abbiamo attirato, forza. Forza, 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 forza. Allora. Dai, dai, avvicinati. Avvicinati. Abbiamo attirato l'attenzione anche di alcune vedette. No, questo non ci voleva. Mi stanno cercando. Io ero distratto per vedere quel tacchino, che è sfuggito chiaramente. Non avevo fatto caso che mi stava seguendo uno spazzino. Posso rilassarmi. Dai, vieni bello. Vieni qui. Mi vedi? Mi vedi? Mi vedi? Dai, raggiungimi. Bravo. Uno giù. Bravo, bravo. Non ce la siamo gestiti benissimo, però abbiamo fatto un buon lavoro. Allora, questo abbiamo raggiunto. Ok, a questo punto in realtà c'è un dialogo di missione. Ma io direi che sono di essere soddisfatto. Abbiamo portato a termine la missione. La parte finale tanto non ve la mostrerei comunque, quindi direi che qui dalle rovine di Sete Seguirà del presto. Demone possiamo salutarci. Ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione. Questa è l'ultima puntata che registro questa sera. Ora chiudo. Continuo un po' a giocare, ma è troppo tardi per continuare a registrare. E niente, ci vediamo. Guardate un collo lungo. Guardate.
Questo penso che anche dai trailer lo avete visto, dai gameplay che ci sono mostrati. Un falò, possiamo salvare. Come vedete, sete del demone, noi abbiamo riconosciuto dov'era grazie alle indicazioni, e poi c'è quella struttura che domina un po' la visuale, e noi possiamo vedere in base a quella verso dove stiamo andando. Sete del demone e chiaramente delle rovine umane nostre. Questo qua penso che sia chiarissimo. Che bello. Ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo ad un prossimo video.